Noi oggi come CGL, CISL, UIL e UGL della funzione pubblica proclameremo lo stato di agitazione del personale perché nell'incontro del 18 ultimo scorso il Presidente della Regione si era impegnato con noi a implementare, a trovare le strade per poter implementare il fondo dell'accessorio, del trattamento accessorio dei dipendenti regionali, ma ciò non è avvenuto, tanto è vero ieri nel confronto che c'è stato con la delegazione trattante di parte pubblica non c'erano ancora le condizioni per poter firmare l'accordo e anche su una possibilità di trovare una mediazione non si è trovata la quadra, quindi riteniamo che senza questo impegno non possiamo accettare che ci sia un ulteriore taglio al salario accessorio che è già avvenuto l'anno scorso e quest'anno si concretizzerebbe ancora in circa 500 euro lordi.